Salve a tutti e buona domenica! Oggi scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi due episodi di Grand Hotel, Intrighi e Passioni, che andranno in onda domenica prossima, 5 settembre. Javier è stato condannato alla fucilazione. L'unica persona che può aiutarlo è suo cognato Alfredo, che però non sembra essere convinto di far ciò. Donna Teresa, infatti, gli ha fatto perdere sia la miniera e sia la direzione dell'hotel, rendendolo quasi povero. La proprietaria dell'hotel, però, è disposta a tutto, per questo, sull'orlo della disperazione, corre da Sofia e le dice che è disposta a ridare ad Alfredo ciò che gli ha sottratto, purché salvi Javier da una morte certa. Intanto, proprio Donna Teresa viene citata in giudizio perché accusata di aver ucciso suo marito Don Carlos Alarcón. A denunciarla però non è stata Alicia, ma Julio. Teresa è però una donna molto furba e in tribunale riesce a far girare la frittata e a far accusare Angela. La madre di Andrés, pur essendo consapevole della sua innocenza, viene arrestata e portata via. Julio tenta di aiutarla, ma purtroppo non ci riesce, proprio perché Donna Teresa corrompe Belén e la convince a dichiarare davanti al giudice di essere certa che è stata Angela ad uccidere Don Carlos. L'arresto dell'anziana signora viene quindi confermato e Belén diventa la nuova governante del Grand Hotel. Alicia però non ha nessuna intenzione di arrendersi. Per questo, una volta in tribunale, accusa nuovamente sua madre di aver ucciso suo padre. E questa volta lo fa elencando tutte le prove che possiede. A quel punto, Donna Teresa si veste da vittima e rivela davanti a tutti che la verità è che Don Carlos si è tolto la vita e che lei ha insabbiato tutto per proteggere l'albergo e il buon nome della sua famiglia. Teresa viene arrestata, ma svela che c'è una lettera firmata proprio da Don Carlos che dimostra ciò che ha dichiarato. La lettera la prende Diego. Quest'ultimo si reca al penitenziario e minaccia la donna. Le darà la lettera di Don Carlos solo se lei gli cederà la sua parte del Grand Hotel. Lei, ovviamente, pur di ritrovare la libertà, accetta. Quindi, in tribunale, Diego testimonia a favore di Teresa, raccontando addirittura che suo marito voleva ucciderla. Alla fine, però, è stato proprio lui a manovrare tutto e a cambiare le carte del destino. Perché scopriamo che fu lui, sempre in accordo con Donna Teresa, ad avvelenare Don Carlos con dell'arsenico e quindi a provocare la sua morte. E la lettera con la firma di Don Carlos l'ha scritta sempre Diego. Ovviamente la vera versione dei fatti in tribunale non viene raccontata, anzi viene confermato che il padre dei fratelli Alarcón si è tolto la vita e quindi tutti vengono dichiarati innocenti. Furiosa per quanto accaduto, una volta tornata all'hotel, Alicia confessa a Diego, ora nuovo proprietario dell'immobile, che non lo ama più e che si è innamorata di un altro. Il Murchia non la prende bene, per questo aggredisce sua moglie e fa violenza su di lei. Quando Julio viene a sapere quello che è successo ad Alicia, decide di vendicarsi e durante la festa di Capodanno tenta di scagliarsi contro Diego. Ma allo scoccare della mezzanotte, quando tutti sono pronti a festeggiare l'arrivo del 1907, accade qualcosa di sconvolgente. Al Grand Hotel c'è una forte esplosione che travolge tutti i presenti, ospiti e servitù. Mentre questo accade, Javier viene preparato per la fucilazione. Il gesto fatto da Alfredo, che alla fine si è convinto ad aiutarlo, sembra essere andato perso. L'esplosione che ha colpito la sala principale della struttura ha trasformato il Grand Hotel in un vero e proprio ospedale da campo. Quando si risveglia, Julio si ritrova ferito e in mezzo a gente disperata. Tra
tra di loro c'è chi si è ferito come lui, ma c'è anche chi ha perso la vita. Il giovane si mette subito alla ricerca di Alicia, ma purtroppo non la trova. Della scomparsa della ragazza ne parla anche sua madre a Diego, il quale si dice convinto che sua moglie sia addirittura scappata dall'hotel, visto che proprio pochi minuti prima dell'esplosione gli aveva rivelato di essersi innamorata di un altro. Teresa appare sconvolta. Julio parla con Ayala e gli dice di aver capito che Alicia è stata sequestrata. Diego invece continua a sostenere il contrario e al detective mostra una lettera di una certa Maite, amica fidata di Alicia, che la invitava con piacere a raggiungere la sua casa quando avrebbe voluto. Poco dopo però al Grand Hotel arriva proprio Maite, interpretata da Megan Montaner, la pepa del segreto, il che dimostra che Alicia non è con lei. La donna schiaffeggia Diego. Insieme al detective, Julio ha la conferma che la sua amata è stata davvero sequestrata e che forse è stata portata via a bordo di una barca. Al Grand Hotel, intanto, la situazione si è fatta ancora più disastrosa, ma con sorpresa torna Javier. Il ragazzo non è morto, ma si è salvato per miracolo. Intanto Sofia rischia di perdere la ragione e di confessare inoltre che è stata lei ad uccidere Beatriz. Più tardi Diego riceve una telefonata da coloro che hanno portato via Alicia. Se vuole rivedere sua moglie, deve portargli un qualcosa di molto particolare, contenuto nella cassaforte del Grand Hotel. Il Murchia accetta e si reca nel luogo concordato con i sequestratori, un labirinto che si trova in un paese non molto lontano. Julio, Ayala e Maite lo seguono di nascosto. Una volta nel labirinto accade di tutto e di più, e in più scopriamo che Alicia si trova non molto lontano da lì. Diego finisce col litigare con uno dei sequestratori e viene aiutato proprio da Julio. Mentre Alicia tenta di scappare via, il Murchia e il detective Ayala uccidono due dei suoi aguzzini. Ma proprio nel momento in cui la giovane sta per ritrovare la libertà, viene rapita nuovamente e portata via. Diego, Maite e il detective Ayala sono costretti ad andare via velocemente perché purtroppo Julio, gravemente ferito, si è sentito male e rischia di morire.